Allora, mister, meno 6 alla fine. Sì, ci siamo quasi, però abbiamo ancora molta strada, secondo me, da fare. Poi dipende dai punti di vista, ma sicuramente se siamo sul pezzo, come è giusto che sia, in queste ultime 2 o 3 gare riuscissimo a fare bene, come abbiamo fatto per la maggior parte di questo campionato, sicuramente possiamo dire la parola fine, ma in questo momento è ancora presto. Emergenza terminata in difesa e, se vogliamo, anche in attacco, continua però a centrocampo. Sì, Agnelli e Forte sono gli unici due disponibili, anche se poi abbiamo la possibilità di alternare altri giocatori, ma Forte, come sapete, in settimana ha avuto dei problemi di febbre, è rientrato, ha saltato una seduta d'allenamento, però tutto rientrato come se si può dire nella norma. Domenica 2 avversari, il campo piccolo e una squadra in forma. Sì, una squadra che ha fatto nelle ultime 4 10 punti, se iniziava un mese fa il campionato sarebbe prima in classifica, quindi ci sono tutti i motivi per entrare in campo e cercare di fare il meglio, almeno sotto il profilo della determinazione e dell'approccio per quanto riguarda proprio la gara. E poi soprattutto il campo, un campo dove noi non siamo molto abituati, non solo per le misure ma anche per il terreno di gioco. Per i risultati potremmo dire che neanche loro sono abituati, visto che hanno perso 9 volte. Sì, hanno un trend positivo fuori casa, in casa stanno trovando delle difficoltà, ma comunque sì, hanno fatto un buon lavoro. Ecco, quanto un campo piccolo come quello del Campo Italia di Sorrento può danneggiare, tra virgolette, il gioco del Foggia, che è un gioco manovrato? Beh, sicuramente abbiamo qualche svantaggio dettato proprio dal fatto che le misure non ci aiutano, è molto più semplice chiaramente cercare la profondità per arrivare prima in zona gol, ma soprattutto perché con piccoli spostamenti si riesce ad occupare il campo in maniera più veloce. Poi tutto dipenderà anche molto da quella che è la sensibilità e la voglia di fare calcio al di là di quelle che sono le misure del campo. Un risultato positivo, che sia pareggio o vittoria, quanto incide dal punto di vista del morale e della classifica, più da un lato o dall'altro? Beh, intanto sicuramente più dal punto di vista, per quello che riguarda i punti in classifica, il morale viene di conseguenza e soprattutto significherebbe continuare e dare continuità per l'appunto a un certo tipo di discorso. Mancano 6 partite alla fine e anche un punto diventa importante e determinante. A inizio anno si parlava di quota 50, probabilmente tanti risultati abbasseranno questa quota, forse 48 punti, pensa che anche 46-48 potrebbero bastare? No, 46 non credo, ma intorno ai 48-49 sicuramente è già un buon margine.